Dentro out, ancora controllo perfetto del piede perno, il blocco di Krubali. Severini, proprio per Krubali, che usa il piede perno molto bene, va a chiudere a sinistra, la prende Carr, 6 secondi per andare al tiro a fine primo quarto, si butta dentro Tony Carr, spazio per Jaité dalla media, a segno! Nuovo più 7 di Pistoia, che torna a realizzare dopo i 9 punti consecutivi di Torino. Comunque diventano 11. Gladness per LJP, palleggio, arresto e tiro da manuale. Anche questo, in questo caso, 5 contro 4 per Torino. C'è spazio per Mamadou Jaité a schiacciare. Istanti per andare a chiudere il primo tempo. 4 secondi, la tripla di Dominic Johnson per il 50° punto di Pistoia. 2 secondi per Torino. Moore sulla sirena, non entra. Wilson poi attacca la linea di fondo, cerca e trova il Mamadou Jaité. 2 Pistoia, attacca Dominic Johnson e poi Michael Gladness a schiacciare. Il recupero di Torino, corre Hobson, gran passaggio per Jaité, vola Torino. È palpabile, più 2 palle in mano per Pistoia, pick da 3 e deve chiamare time out Larry Brown. L'ultimo spicchio dell'ultimo quarto, James McAdoo. Adesso Pistoia non deve perdere la tranquillità, non devono mettersi in proprio i giocatori. Auda dalla media, con tocco morbido, parità. Potenzialmente 2 attacchi Torino e 1 Pistoia. Va a segno dalla Spur con il primo per Torino. Rimbalzo McAdoo sui piedi di Auda, che di nuovo arma la mano di Kerron Johnson. Anche questo fuori, il tap out per Delfino, che si arresta e segna anche la tripla. 86-80 è il punteggio finale, perché il tiro alla fine viene dato buono.